Buongiorno a tutti, nuova edizione di RAV, Riflessioni al volo. Oggi si parla di complotto. Il complotto c'è, il complotto non c'è. Io devo dire che nella mia esperienza ho sempre trovato dalla parte dei complottisti gente estremamente più ragionevole, più documentata che dalla parte dei debunkers. Come ho sempre detto, ovviamente non è che poi dopo questo possa voler dire che tutte le volte che si sostiene che c'è un complotto sia giusto e che tutte le volte che si sostiene che non c'è un complotto non sia giusto, assolutamente no. Però vuol dire che bisogna stare assolutamente attenti a chi sottolinea che questo è un complotto, quell'altro è un complotto. Spesso sono proprio coloro che dicono che non c'è il complotto, poi dopo a tirar fuori le teorie più incredibili e meno documentate. Però quello su cui volevo fare lo zoom in questo primo video di questa nuova stagione è il fatto che quello che sicuramente esiste sono le profezie inveranti, come diceva Freud. Ovvero, se io parto dall'idea che tanto tutto è già deciso, che ci sono complotti enormi che hanno già deciso tutto al posto mio, mi finisco per trovare in quella che Tolstoi sosteneva essere la posizione del povero. Il povero inteso in senso completo, metafisico e fisico, cioè non solo quello che non ha i soldi in quel momento storico, ma quello che non può strutturalmente avere soldi, perché non può avere successo, perché non può avere niente in realtà, perché parte già dall'idea che tanto non potrà averlo e quindi rinuncia a combattere. Quindi, per quanto io abbia trovato sempre nel campo del cosiddetto complottismo persone molto più informate e per quanto io creda che sia estremamente importante informarsi, il video di oggi è dedicato a questo concetto. Informarsi va bene, ma non bisogna mai e per nessuna ragione partire dall'idea che vabbè, siccome tanto so che niente può cambiare, allora non combatto, no. Questo è l'unico vero modo per essere certi di perdere. Quindi alzare la testa e fare come se il complotto non ci fosse, al di là del fatto che ci sia o che non ci sia, pensare che ci sia mi impedisce di andare avanti e lavorare per migliorare la condizione mia, della società, del mondo. Allora facciamo finta che non ci sia. Poi quando ci sbatto il naso contro, a quel punto mi organizzerò per cercare di smontarlo nel momento in cui ne avrò veramente le forze. Se lo troverò, se poi magari incredibilmente, nonostante che tutte le notizie vadano nella direzione del fatto che probabilmente qualche sorta di, beh, quantomeno senza usare la parola complotto, dei poteri più forti di altri esistono, ma si potrebbe anche scoprire che per quanto questi poteri sembrino così immensi, poi da vicino siano meno grossi di quello che sembrano da lontano. E quindi potrebbe succedere che combattendo, 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 alla fine si scopra, alla fine venga fuori che, beh, possiamo riuscire veramente a ottenere cose che non ci saremmo mai aspettati.